Credo che siamo pronti a girare, no? E allora, motore! Partito! Ciak! Medical Dimension 55, uno prima! E... azione! Allora, dottoressa Randazzo, che caso abbiamo oggi? Oggi c'è un trauma cranico e una frattura del bacino. Guardi, questo raffreddore che non se ne va, mannaggia al cazzo. Ma che è? Ottimo, ottimo. Ma che hai parlato tu con Stanis? Sì, gliel'ho anticipato, gli ho detto di sentirsi libero. Ho capito, Diego, ma uno non si può incazzare così per uno starnuto, andiamo. Stop! Stanis, guarda, grande come sempre, intendiamoci. Ma io in questo caso, la farei un filo meno spinta. Sì, no, infatti ho cambiato delle cosucce, volevo sapere che cosa ne pensavi. Mi sembrava piuttosto così, o no? Sì, però non prendiamo alla lettera sta storia delle parolacce, eh. Cerchiamo di rimanere lucidi. No, scusa Renato, abbi pazienza, perché qui sono stati molto chiari dalla rete, mi sembra che il nuovo dottor Giorgio deve essere molto ma molto più ruvido. Però l'importante è che non sporchiamo il linguaggio un tanto al chilo, capito? Abbiamo detto che questo Medical Dimension doveva essere una bella cosa, non la buttiamo in caciara, vi prego. Ma una possibilità è questa, che io dica in ogni puntata almeno 5 volte la parola bagascia, perché anche un retrogusto ligure. Dai Stanis, per favore. Oppure posso dire tranquillamente, ma guarda che quel paziente mi ha veramente tritato i coglioni, forte e chiara, così. Questa è una battuta bingo, perché noi combiniamo il turpiloquio e il politicamente scorretto in una battuta. Sì. E vabbè, Stanis, sentiti libero, che dai che vedrà sicuramente bene. Allora.